Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. E per questo Gesù dice: l'amore più grande è questo, amare Dio con tutta la vita, con tutto il cuore, con tutta la forza e al prossimo come te stesso, perché l'unico comandamento che è all'altezza della gratuità della salvezza di Dio. E poi aggiunge Gesù: in questo comandamento ci sono tutti gli altri, perché quello che ama fa tutto il bene, tutti gli altri. Ma la fonte è l'amore, l'orizzonte è l'amore. Se tu hai chiuso la porta e hai portato via la chiave dell'amore, non sarai all'altezza della gratuità della salvezza che hai ricevuto.